mercoledì 1 agosto, manca un giorno all'inizio delle ferie, non vedo l'ora, quindi oggi e domani l'ultimo giorno, però oggi l'ultimo giorno di l'ultimo giorno in ufficio, poi domani sarà smart e me la godo, ragazzi. Allora, io ho fatto, oggi mi sono pesato, perché adesso che ho comprato la bilancia, quella intelligente, mi sono pesato e ti misura, insomma, il grasso corporeo, la massa muscolare, BMR, insomma, tutti questi dati. Ed è venuto fuori che io sono al limite dell'overweight e del sovrappeso in termini di massa grassa del corpo. Era tipo due giorni fa 22.6%. E ieri 22.7, e calcolate che sopra il 22 si è considerato overweight. Io non mi considero overweight, però apparentemente così, sì, così dice la scienza. E oggi ero 22.4, quindi sono un pochino diminuito. L'obiettivo è arrivare sotto i 22, cioè io sono stufo di vedere il simbolo rosso che sono overweight e devo iniziare a mangiare anche un pochino meglio, perché è venuto fuori, ve lo dico subito, è venuto fuori che io ho dei problemi subcutaneous fat percentage. Ragazzi, buongiorno, buongiorno, come va? Ve lo dico io come va. Mi hanno appena, non vi faccio vedere l'azienda, mi hanno appena dato ho superato il periodo di prova, ragazzi. Ho superato il periodo di prova, vuol dire che finalmente ora è entrato l'indeterminato e vuol dire che posso fare un sacco di cose in più. Un sacco di cose in più, mamma mia, questo peso me lo portavo avanti da un po', non ce la facevo più a pensare che magari non va. È andata bene, ragazzi, è andata, è finita, basta pensieri, adesso inizierà la vita monotona. Finalmente è fatta, sono strafelice, anche se non sembra, anche perché io domani è l'ultimo giorno di lavoro e poi vado in ferie e domani sono da remoto, quindi ho già salutato i colleghi, ho detto ciao, ci vediamo, addio. Ed è fatta, ragazzi, è fatta. Per domani devo fare un bel po' di cose, in primis lavatrici, sistemare, prepararmi la valigia per i vari viaggi, insomma un po' di cosine. E sono felice di essermi tagliato i capelli, ma neanche così tanto ora che li guardo dallo schermetto, perché è uno stile che volevo mantenere, ma un taglio un pochino più estivo. Cioè, ora qua sono molto più leggeri, la prima doccia che farò sarà super, super fresh, mi asciugo subito, mamma mia. Ecco, niente, ragazzi, ci tenevo a dirvelo. Adesso cosa faccio? Vado a casa, mi preparo, per le 7:30 arriva Aurora, perché appunto la mia amica che viveva ad Amsterdam, biribim barabam, ora è qua e andiamo fuori a cena, ci becchiamo finalmente, così festeggiamo un pochino anche questa cosa. Io adesso devo tornare a casa, non so se ho tempo di andare in palestra, mannaggia. Devo vedere, perché ho prenotato il ristorante, ma non mi ricordo neanche quale, mi pare in centro, quindi se così fosse potrei andare in palestra e poi andare lì diretto, vediamo, perché devo anche editare prima di partire per Milano. Cioè, domani pomeriggio devo anche editare un po' di vlogs arretrati, quindi magari ora sarebbe anche una bella occasione. Però non so se riesco ora, perché sono veramente tanti giga da copiare nel computer e ci metto un sacco. Quindi potrei tornare a casa, fare queste copie, andare in palestra e poi da lì vedere cosa si riesce a fare e a non fare. Vabbè, ragazzi, top, siamo al top qua. Adesso mi ascolto un po' di musica per rilassarmi. Mettiamo un po' di musica per rilassarci e noi ci sentiamo dopo, ragazzi, in tutta tranquillità. Allora, ragazzi, siamo qua con un bellissimo tagliere da bravi italiani e come primo noi dobbiamo assolutamente festeggiare questo piccolo successo e quindi ci siamo fatti questo ottimo tagliere e tra un po' arrivano le tagliatelle e i bigoli. La vita da vlogger che Aurora non sa accettare. E appropinquiamoci. C'è pane. Non tanto. No, hai ragione. Ordiniamo una focaccia. Vabbè, ragazzi, ci vediamo dopo. E come potete immaginare, ragazzi, un piatto molto estivo, dei bigoli
e delle tagliatelle al tartufo e porcini e porcini. Non so tagliare così. Cosa stai facendo? Sto tagliando quel cucchiaio. Cosa stai facendo? Allora, guarda, è funzionato, guarda. Ma questo hai appena violentato la cucina. Cosa hai fatto? Io c'ho metà. Beh, io non lo faccio la stessa. Ma stavo scherzando. Aurora. Allora, abbiamo appena preso, ragazzi, un bellissimo. Aspetta, che. Campari. Un bellissimo Campari. E com'è, potente? Rosso come il mio vestito. Rosso come il suo vestito, signora. L'ho chiesto potente, non scherzava. Non scherzava. Mi si vede o sono troppo. Okay. Non scherzava. Andiamo all'assaggio. Andiamo all'assaggio. Quello che abbiamo fatto prima non era potente, questo ha il suo perché. E dopo ne prendiamo un altro. No, no, basta. Sono qui in macchina i miei, cioè. Vabbè. Ci stiamo beverando. E... dopo due però spritz un Campari. Esatto, potentissimo. E niente, qua a Verona c'è questa fontanella che è sempre beccata dai turisti. È un gusto particolare, come se... Mamma mia, Aurora, cosa stai facendo? È fresca. È fresca. E niente, ragazzi, ce la godiamo. Non ti stai neanche riprendendo tu. Come non mi sto... Ah, adesso sì. E niente, ragazzi, cioè... Questi due o tre Campari a me hanno colpito. E adesso tornerò a casa a piedi, non posso guidare il motorino, ovviamente. Non fatelo. Va bene, l'acqua fresca. Non avete le fontane voi all'Amsterdam? No. No, in realtà sì, tante. E l'acqua è buona. Non ho mai visto fontane lì. Io vedevo sempre eccessi pubblici. Ad Amsterdam, ragazzi, loro hanno questi per i ragazzi. Non so che qualche ragazza prova, ma sentiamo. Presente. Per cosa? Hanno a fianco i canali queste piccole cabine. Ma per gli uomini, non per le donne. Appunto, e andremo magari... campo a cavallo se ci fosse per le donne, cioè. Dove, cioè, sono delle latrine, no, come le descrivi, scusa? Cabinette. Delle cabinette, sì. Dove i ragazzi vanno lì e pisciano. In santa pace. Però così in pubblico è bellissimo, per le ragazze no, non se la meritano. Come sempre. Mamma mia, potente. Allora, signori, c'è grandissimo. Ci stiamo domandando se questa testa tipo possa entrare dentro l'arena, cioè tipo la sollevano e la mettono dentro, o c'è un passaggio tipo una porta, cioè, perché tipo 20 volte me. Ma guarda, cioè, come fanno a portarla dentro? Vabbè. Ma poi non finisce solo qua. No, non finisce qua. Questo cosa sono i capelli? Non sono i capelli. Ma è bucata dentro, guarda, cioè, c'è il eh sì, ovviamente è bucata, cosa penso che sia, 200 tonnellate sta roba. Signori, l'opera è questa. Allora, giudicando, proviamo a capirlo. Essendo un personaggio glabro, mi verrebbe da dire che è greco, secondo me, o romano. Quindi cos'è che c'è? Che la, c'è? Quella con la T, com'è che si chiama? La Tatiana? Tu. No, la tu... Tranviona? C'è Tranviona? La tu... No. La Traviata? Quella! La Traviata, la Tranviona. Infatti guardalo sto qua, dimmi se non è greco lui, c'è più greco di lui che c'è. E voi ricordatevi, come al solito, mettetevi mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, numerosi, e noi ci vediamo per il prossimo video. Chi è che mi scrive? Vabbè, dai, ciao.